davvero il finimondo in questa seduta odierna del Consiglio Comunale di Taranto. Noi non vogliamo speculare, sono con il collega consigliere Massimo Battista di Una Città per Cambiare Taranto, ma un sindaco che parla di rinascita di Taranto, di amore, amore, amore per la città, ripetuto una trentina di volte, la protesta di gente senza stipendi da 7 mesi e poi la narrazione di una realtà virtuale, di tutta una serie di atti relativi a una fantasiosa e fantomatica crescita che non c'è, un bilancio che non è stato assolutamente partecipato. Noi abbiamo ottenuto non tutti i documenti proprio a poche ore di distanza dal Consiglio, il Collegio dei Revisori che boccia due proposte di delibera. Insomma, Massimo, oramai siamo di fronte ad una amministrazione che naviga a vista e sta affondando. Il sindaco ha fatto un intervento, ha parlato di atto d'amore, dall'intervento che ha fatto, secondo il mio punto di vista, il sindaco secondo me non vive la città. È sotto gli occhi di tutti una città purtroppo che ha grossissime lacune, a partire dalla questione raccolta differenziata, per finire a quello che tu stavi dicendo prima, la questione dei dipendenti di Pasquinello. Ieri i revisori dei conti hanno bocciato le due delibere che oggi erano iscritte all'ordine del giorno, uno sulla cessione delle superfici dell'impianto di Pasquinelli, e la delibera è stata bocciata, e la delibera 129, un'anticipazione di fondi, di soldi per circa 2,5 milioni, e anche in questo caso i revisori hanno bocciato, perché vorrei capire come si può anticipare delle somme su un servizio che ancora io devo espletare. Detto questo, oggi noi ci apprestiamo a votare il DUP, il documento di uno unico di programmazione. A parte che i documenti sono arrivati tardi, però il sindaco parlava di atto d'amore. Atto d'amore verso i nostri concittadini e quelli di farli vivere in una città con tutti i criteri. Ha parlato di vivibilità. Evidentemente dimenticando che Taranto è ridotta ad un immondezzaio. Certo, è fondamentale che questa amministrazione pensa di risolvere i problemi di questa città. Ben vengano le regate, ben vengono gli eventi culturali. Voglio ricordare che questa amministrazione ha messo a bilancio da fondi comunali, fondi di cassa 7,5 milioni. Io avrei preferito aggiustare le piazze dove i nostri concittadini quotidianamente vanno a fare la spesa, uno su tutti, Piazza Farini, Piazza Lucani, avrei creato dei campi di gioco per i bambini, però purtroppo qualcuno pensa che le sorti di un territorio basta fare una regata, un evento per cambiare le sorti, non è così che si dà modo a far cambiare le sorti. Poi c'è un'altra frase che viene ripetuta a iosa: la giusta transizione ecologica, Just Transition Center, Just Transition Center è un'altra cosa, insomma voglio dire tutta una serie di dichiarazioni che vogliono simboleggiare una svolta per quanto riguarda la questione ambientale, che il sindaco ha dichiarato che lui non è per la chiusura dell'ILVA, ha detto che vuole un'ILVA più piccola. Infatti quando io ho detto vuole un'ILVA piccola, dice un'ILVA più piccola, la maschera è caduta, ma su questo non avevamo dubbi. Noi abbiamo danni, ci battiamo per quello stabilimento va chiuso, non lo chiudi tu Luigi, non lo chiudo io, l'ha chiuso il mercato, se non mi tale lo do qui, ha preso quote di mercato, li ha spostate negli altri stabilimenti, il sindaco continua a giocare con le parole. Cosa significa? L'accordo di programma per il sottoscritto deve avere la stessa valenza di quello che è accaduto a Genova nel 2005, invece l'accordo di programma che vuole questo sindaco col mondo ambientalista farlocco che ha nella sua maggioranza dice ben altro. Ma anche perché lui parla di decarbonizzazione, sì, ma il problema di fondo che oggi abbiamo votato. C'è problema. Il problema di fondo che oggi abbiamo votato il piano di protezione civile comunale. Parla chiaro, se uno si leggesse con le carte capirebbe, quando parla di chiusura di aree a caldo non sa nemmeno di cosa sta parlando. L'alimentazione delle centrali elettriche avviene con i gas a fuoco, quando parlano di chiusura di aree a caldo non sanno nemmeno di che cosa sta parlando. Ma poi oltretutto il sindaco è un industrialista convinto, quello stabilimento non lo vuole più. Infatti piega la testa dinanzi a Leni con le royalty, subisce Tempa Rossa,
Ora avremo il rigassificatore galleggiante, come se non bastasse, oltre il Taranto è una polveriera a cielo aperto, è una bomba ecologica. Allora il piano di protezione civile cosa dovrebbe incidere sulle grandi emergenze ambientali, su quelli che potrebbero essere disastri? La cittadinanza non informa. Seveso, Docet con la relativa legge. La direttiva Seveso sono tre palla chiave. Io per esempio oggi ho detto al comandante che non era, l'ho detto in commissione, l'ho ribadito oggi, la cittadinanza di Taranto, qualora ci dovesse essere un incidente rilevante, non è informata. Noi siamo circondati da grandi risorse, non sappiamo, non conosciamo quali sono i punti di raccolta, i mezzi di trasporto, ma al di là di questo, Luigi, torniamo a quello che oggi avremmo dovuto discutere, il GUP, il piano delle allineazioni, sono i trasferimenti di proprietà del Comune di Taranto. Questi continuano a mettere su quel piano immobili che sono anni e anni che non riusciamo a vendere, e qualora si dovessero vendere questi immobili potremmo vedere e pensare di fare Piazza Giovanni XXIII, potremmo vedere di trovare un immobile per l'archivio storico e potremmo fare le bonifiche al Margano. Io lo dirò adesso nell'intervento, anticipando. Sì, altro aspetto grave è vedere una maggioranza completamente silente, una maggioranza piegata, una maggioranza evidentemente eterodiretta, che quelle rare volte in cui si presenta il sindaco deve ovviamente ossequiare le volontà del sindaco, e quando il sindaco non è presente arrivano i messaggini, arrivano i diktat e così si va in commissione. Cioè, questa è la cosa assurda, caro Massimo, è che questa mattina lui ha fatto un appello alle opposizioni di partecipare dicendo io sono lì, possiamo incontrarci. Proprio nell'ottica di alcuni che verranno spostati. Ma sulla partecipazione. Praticamente questa mattina giù in piazza hanno manifestato. Stanno manifestando, genitori tarantini, che volevano essere. Volevano essere i genitori tarantini ricevuti dal sindaco, nonostante decine e decine di volte in cui hanno chiesto un incontro, non hanno avuto l'incontro, a differenza di altri sedicenti ambientalisti che erano felici e contenti a parlare col sindaco, e anzi avevano trovato una unità di intenti, una coincidenza su questo fantasioso accordo di programma. Evidentemente anche quegli ambientalisti, diciamocelo apertamente, caro Massimo, hanno detto praticamente che loro vogliono l'ILVA aperta, perché concordano col sindaco che vuole l'ILVA aperta, un'ILVA più piccola.